Inoltre obbligò tutti, piccoli e grandi, poveri e ricchi, liberi e schiavi, a farsi mettere un marchio sulla mano destra o sulla fronte. Nessuno poteva comprare o vendere se non portava il marchio, cioè il nome della bestia o il numero che corrisponde al suo nome. Mondex è la compagnia che fornisce un sistema di denaro elettronico ed ha già più di 20 nazioni che aderiscono al loro piano. Mondex è la forma abbreviata di Money Dexter, vale a dire soldi nella mano destra. Motorola, che produce i microchip per la Mondex Smart Card, ha sviluppato diversi biochips innestabili nel corpo umano. Il chip BT95-2000 fu progettato dal dottor Carl Sanders. Grande circa come un granello di riso, contiene una batteria al litio ricaricabile. Questa batteria è caricata con un circuito termo che produce tensione elettrica dalle fluttuazioni della temperatura corporea. Si sono spesi più di 1,5 milioni di dollari per studiare dove piazzare il chip all'interno del corpo umano. Si sono trovati solo due posti adatti ed efficaci: la fronte, giusto sotto l'attaccatura dei capelli, e il dorso della mano. Mastercard ha comprato il 51% del pacchetto azionario della compagnia e con una copertura finanziaria come quella di Mastercard, adesso, per stessa ammissione dei suoi dirigenti, non c'è più niente che possa fermare Mondex dal diventare uno standard globale. Nel marzo 1993, Norman Franz, economista senior dell'FAMC, ha scritto un documento dal titolo «Un governo mondiale per assenso o asservimento?». In questo documento si legge: le pressioni per un governo mondiale continuano da secoli, ma non abbiamo mai raggiunto prima il livello a cui siamo arrivati oggi. L'ingrediente chiave di questa formula è mandare in bancarotta finanziaria la macchina internazionale. Leggendo le notizie internazionali, si parla ovunque di stanziamenti ridotti a causa dei debiti interni del paese e dei debiti esterni. Si parla di tagli ai programmi sociali, mai ai programmi militari, si va a colpire direttamente la popolazione. Per uscire dai guai, questo obbligherà gli stati nazionali a rivolgersi al Fondo Monetario Internazionale dell'ONU e alla Banca Mondiale. Ma la condizione per i paesi debitori sarà elevatissima, perché sarà di rinunciare alla propria sovranità nazionale. Chiaramente questo passaggio non sarebbe indolore e molto probabilmente provocherebbe un vero e proprio caos generalizzato, generando una forte escalation di instabilità sociale con conseguente senso di insicurezza diffuso. Dunque, la questione sicurezza potrebbe essere di cruciale importanza nel processo di creazione di un governo sovranazionale mondiale. Quello che oggi appare inverosimile, se non impossibile, potrebbe apparire come l'alternativa più plausibile in un domani sconvolto da guerre su scala planetaria, da disordini sociali insanabili, catastrofi naturali globali, tre elementi già presenti da tempo nelle cronache mondiali quotidiane. In questo scenario apocalittico, la popolazione potrebbe trovarsi pronta ad accettare di buon grado quello che oggi sembra fantascienza, un nuovo assetto planetario e l'attuazione di misure come l'innesto di massa di biochip all'interno del corpo umano. È evidente quindi, in linea con gli scenari tracciati e alla luce dei dati raccolti, che quando tutti i motivi si potrà procedere ad un innesto di massa di questi nuovi biochip di identificazione internazionale. E allora sarà possibile imporre un nuovo ordine mondiale, tale per cui tutti coloro che non avranno ricevuto o avranno rifiutato questo marchio di identità saranno privati dei loro diritti, della possibilità di acquistare e di vendere. Questo vuol dire non avere più possibilità di lavorare, di ricevere un salario, di acquistare cibo, di poter affittare un appartamento, in due parole, di essere completamente tagliati fuori. Quindi, riassumendo ulteriormente, anche una precisa volontà politico-economica per attuarlo. Al momento mancano le condizioni esterne, oltre a un'ampia base di consenso dal basso. Ma a quanto pare c'è chi sta lavorando anche a questo. E ciliegina sulla torta, una profezia biblica sembra confermare il tutto.
Certo, ci sono cose a cui obiettivamente si fa gran fatica a dar credito. Collegamenti che paiono così arbitrari da aprire scenari fin troppo inquietanti. Ma la nostra domanda è questa: se fosse veramente la direzione che stiamo prendendo, per cosa ci affanniamo ogni giorno? Forse per la nostra felicità? Per le persone a cui teniamo? Per l'approvazione di chi ci osserva? O ben altro, per gli interessi di chi ci comanda? Number nine. Soltanto in Cristo è la salvezza. Hi, this is Michael Jackson. Ha morto, sai, Greg, è una livella, un re, un magistrato, un grandone. Trasendo sto cancello, ha fatto punta, che ha perso tutta, la vita è puro nome. Tu non ti hai fatto ancora di sto punto. Perciò, imagine all the people living for today. I don't think we'll discover anything. It appears that there were not weapons of mass destruction. You said you knew where they were. I did not. Confini, Billy, stiamo qua e aspettiamo da
oggi il nostro chip quotidiano, siamo sempre ciò che mangiamo. Portati dietro te nel nuovo ordine, se non si sballa il target. Super stragi senza risposta, nuove nuove dal super feste, anni 80, grande richiesta. Sicuro che ti fai il pieno di super. Già oggi la sorveglianza tecnologica è dappertutto. Verrà dall'interno del nostro corpo e avrà il potere di rivelare non solo chi siamo, ma tutto quello che facciamo. Io penso che tra 20 anni sarà una cosa normale. Penso che al momento della nascita ci verrà impiantato un chip che rimarrà nel nostro corpo per tutta la vita e che raccoglierà tutte le informazioni utili. Così, se avremo un problema, leggendo il nostro chip, sapranno chi siamo. Già diversi malati portano un chip con le informazioni sulla loro salute. To think something so small can connect you to everything that matters. When your life and all you love are on the line. HealthLink is always with you when every second counts in the emergency room. Providing immediate access to your medical records. Because Bob has trouble remembering all his medications. Because I'm in love with my kids' kids. Because my car lost control while driving. Because now I'm looking out for both of us. Because I have diabetes, but it doesn't have me. Because I spend my life in the ER trying to save yours.